Ciao Ninetti, bentornati in una nuova live. Aspettate che vi preparo lo Zoom, come al solito, insomma, lo Zoom giusto per vedere, cercare di farvi vedere tutto quanto. Sì, direi che ci siamo. Ok, sì, qui mi dovreste vedere. Perfetto. Aspettate che ho dimenticato di accendere la luce nella stanza, altrimenti mi vedete malissimo. Aspettate, arrivo subito. Ok, rieccomi, ho anche aperto la finestra. Aspettate che cerco la live dal computer, così posso leggere tutto quello che state scrivendo. Aspettate, che mi ero dimenticata di aprire YouTube, così vi spiego anche cosa andremo a fare oggi, perché dobbiamo provare insieme una nuova cosina che mi è arrivata. Allora, eccovi, ora vi leggo tutti. Ciao Debs, ciao Angie, ciao Lucrezia, ciao Ho le Emanuela, notifiche che mi arrivano ogni Abigail. volta. Credevo di averla disabilitata, invece Ah, ancora non ci arrivano sei riuscita. spettacolari. Ciao Sharon, ciao Tutti di Karin. notifiche. Ciao Lucrezia, benissimo, grazie. Sì, Ludovica, ho cambiato mettendo il visino della mia ultima fatina, una fatina che tra l'altro è ancora disponibile, quindi se dovesse interessarvi, insomma. Ciao a tutti, io come al solito aspetto che più o meno la notifica arrivi a tutti, perché ormai lo sappiamo, YouTube fa quello che vuole. Io ho acceso la luce, ma siamo un po' in ombra, spero non troppo. E c'è anche Christian oggi, per chi di voi è diventato fan anche di lui, c'è anche lui. Nella live dell'altro giorno, che tu eri al lavoro, qualcuno scriveva: ci mancano Christian e le sue freddure. Soprattutto perché con sto Ciao Lucy, caldo. ciao Dori! Fai spedizioni a domicilio? E Lucrezia, direi che costerebbero tantissimo se io dovessi farmi un viaggio per portarvi la creazione a casa. Sarebbe No, bellissimo. spedizioni a domicilio, nel senso che il postino te la porta a casa. Ah, sì, la spedizione è già una È cosa che è il sempre a postino. domicilio. Sì. Esatto. Cosa voleva dire? Ciao, sì, ci siamo anche oggi. Sì, Deborah, infatti dovete imparare tutti così che alle 6 inizia la mia live, perché altrimenti se aspettate la notifica di YouTube vi ritroverete un sacco di volte tardissimo. Ciao Franco! Allora, oggi mi è arrivato un pacchetto bellissimo con un sacco di cose bellissime che però vedrete molto molto nel dettaglio in un video domani. E mi sono arrivate due cosine all'interno che io volevo provare da un sacco di tempo, che ora vi faccio vedere. Comunque, Gracias, Flor! le freddure sono utili perché siccome sta iniziando l'estate, inizia a Ci far fa bene la caldo, la freddura, no? freddura Esatto. rinfresca un po' l'atmosfera. Esatto. Ciao Mara, ciao Aurora. Allora, vedete, ho acquistato questi due pigmenti che credo siano a base alcolica. Detto così, poi tra l'altro, diciamo che hanno la stessa base dei pignata, no? Però sono della marca, si chiama Aladdin, ed è una marca fatta proprio in Francia, che io ho acquistato dal sito Perles & Co, e si chiamano Pigmenti Easing. Ho preso solo due colori, i colori che diciamo mi ispiravano di più tra tutti quelli disponibili, e volevo provarli con voi perché non so ancora come si comportano nella resina, non so ancora veramente veramente nulla, ma ne ero molto molto attratta perché ci sono delle colorazioni molto carine, secondo me. Ma soprattutto oggi quando ho aperto il pacco, con mia grande sorpresa, contate che questi prodotti, e ce n'è tantissimo all'interno, costano tipo 4 euro, 3 euro e qualche centesimo, comunque circa 4, sono in boccettine di vetro con contagocce, quindi sembrano ultra ultra professionali e per il prezzo che hanno non me l'aspettavo proprio, davvero. Aspettate che leggo. Ciao Lucrezia, e devo provare appunto questi pigmenti nuovi. Ciao Veri Pensanti! E sì, c'è questo qua che si chiama Topazio, che è una specie di colore perlato metallizzato che voglio assolutamente provare. Spero che voi riusciate a vederlo. Purtroppo oggi ho pochissima luce. Poi c'è questo qua che è semplicemente un turchese e io in realtà l'ho preso perché è un colore che in quest'ultimo periodo mi sta piacendo un sacco, i vari tipi di azzurro, e sono sempre alla ricerca di un colore nuovo, un colore bello che comunque faccia parte di questa gamma di colori, però insomma sono un po', ero tentata più di provare questi colori che non altri, poi diciamo che ce ne sono tanti ma non tutti mi piacevano, ecco. Aspettate che li ho visti usare da una ragazza, ma non ricordo il nome, aveva fatto delle gemme con il fimo. Ah, quindi aveva colorato proprio il fimo con questi. Ciao
Ciao, le petite! Ok, Lucrezia, salutamela. Allora, quindi io voglio provare prima di tutto queste e poi approfittare ovviamente della colatta per fare l'ultima base su commissione che dovevo fare. Ciao Antonietta! E quindi ci andiamo a colare subito la resina così li proviamo. E allora, oddio, c'è pochissima luce, c'è un'ombra pazzesca. Voi come vedete, secondo voi devo andare a prendere un'altra lampada oppure vi va bene la luce che si vede adesso? Perché credo che sia un po' troppo buio. No, Giampiera, ho aperto da pochissimo la live. Ciao Giulia, sì, hai usato anche il pignata. Sì, il pignata li uso da un pochino di tempo già, lo sapete, quindi quelli se sono uguali, se la base diciamo è la stessa, credo che sia buonissimo. Va benissimo, direi che va bene. Ah, ok, allora lasciamo così. Spero non arrivi tipo molta più ombra, perché altrimenti ne uscirebbe un video poco luminoso. Mettete like alla live. È alla foto del contest, è vero, Deb, è vero. Anzi, fra poco vi lascio il link di nuovo come ieri nella chat chiedendovi il like, perché ho bisogno del vostro aiuto, ci stanno superando, ninettini miei ci stanno superando. Io ho bisogno del vostro aiuto con i like a quella foto. Grazie Lucrezia. Allora, vado subito a colare i nostri soliti 40, facciamo sempre 40 oggi? Beh, direi che potremmo fare 40 e provare tante basi con questi nuovi colori, che non può far male, diciamo. Dai, facciamo sempre 40, ormai lo sapete, come al solito, prima colo e poi vi rispondo, lo sapete. Vado a mettere prima 40 grammi di A. Fra un po' ci ritroveremo che dovremo ricomprare 1 chilo di resina. Ok, e 24 di B. E sì, oggi non ho i guanti, lo so, lo so. Allora, grazie Giampiera, grazie, grazie mille. Grazie, quelli pensanti. Allora, è 24 di componente B. Aspettate che arrivo da voi. Quattro.3, però va bene, dai, va benissimo anche così. Allora, aspettate che metto a posto un pochino tutto l'ambaradam che ho qua davanti. Io da tanto che non uso la resina e io invece volevo scusarmi con voi se in questi 2 giorni abbiamo praticamente fatto 2 live che riguardano la resina una dopo l'altra, ma per le creazioni al momento quelle che sto realizzando sono un po' un segreto di stato, diciamo, quindi è per questo che non le realizzo con voi, poi ogni tanto ci vuole. Hai fame? Sì, Cristian mi ha appena detto che ha fame. abbastanza. Vai, dimmi. Tornerò a vedere. Ti stanno salutando. Ciao, Ciao! Viola Monster, grazie Ciao mille. a Franco! Come? Ciao Ma anche a infatti si te! è Ah no, no, si è corretto. corretto. Ok, ciao Franco! Ecco, Franco, non fare così perché se no ti saluta anche lui parlando così. Allora, aspettate che apro il timer, il nostro solito, solitissimo timer. Così, mentre mescolo per 5 minuti, posso leggervi, rispondervi, fare tutto quello che facciamo sempre insieme. Ok, ecco qua. Ciao Nina, buongiorno. Oggi riesco a seguire la tua live. Non mi è arrivata la notifica, ma ho guardato l'orologio, ho controllato se in live ci sei. Bravo, bravissimo. Si fa così. Quando sono alle 18, aprite YouTube e vedete se ci sono. Perché se aspettate la notifica di YouTube, non mi vedrete mai. Perché abbiamo capito che YouTube manda la notifica quando vuole. E Lucy, oggi no perché ho dimenticato di prenderli. Comprato pigmenti olografici, non vedo l'ora che arrivino. Grazie Nina, sono d'accordo con Cristian. Ciao Cristian. I pigmenti li hai presi da Sparkly? Anche tu? Cioè, immagino di sì, perché l'ho fatti vedere solo da là, in effetti. E comunque, cioè, credo sia l'unica che li abbia. Le creazioni di ieri.
quelle in resina, sì, magari le prendo fra poco, Abigail, perché sono tutte un po' lontane da me al momento. Fra poco, appena finisco di mescolare e colare, ve le faccio vedere. Spero dovete ricordarmelo. Ciao, Beautiful Colors! Oggi non è ancora arrivato il pacchetto SIG, aspetto domani. Che qui la posta 1 a volte arriva in un giorno, a volte in 3 giorni, quindi spero arrivi domani perché voglio colare quelle due bellissime cose. Ciao Claudia! Abigail, meno male, ogni tanto a qualcuno funziona, ad altri no. Comunque, visto che siamo in 42, ci sono soltanto 18 like alla live. Mi raccomando, se volete farmi felice, che a voi non costa nulla, io ve lo dico sempre, lasciate un bellissimo like a questa live! Ok, sono sempre un po' pazza. Ok, Giulia. Ciao Tania! Merito un trattamento VIP, no, vabbè, dai. Sì, la Petite Troy. Se la vuoi su commissione in un colore diverso, scrivimi tranquillamente dove vuoi. Ciao Bart! Ciao Alma! A me YouTube le notifiche non me le fa arrivare mai, non vuole che segui i canali a cui sono iscritto. Sì, ma in realtà non lo fa anche con me, cioè io sono iscritta a tantissimi canali che seguo assiduamente, diciamo, quando caricano un video io vorrei sapere sempre che appunto quel video è online e ho anche la spunta sul coso che mi deve far arrivare le notifiche, ma io vi assicuro che forse su 100 persone che seguo mi arrivano notifiche di 2 persone, è assurdo, veramente assurdo. Grazie Anna! Mi fa tanto tanto piacere. Tu, voi ditelo a Giulia, la ragazza di Sparky Treasure Shop, così lei sa che è tutto merito mio, vero Giulia? Scherzo ovviamente. Ciao Andre! Dopo tante assenze, sì, dove eri finito? Che stampi fai? Claudia, non faccio da colare, insomma, i miei soliti, tanto è giusto per provare i pigmenti nuovi che mi sono arrivati. Tania, sì, l'ho vista, l'ho visto, l'ho visto. Grazie, Mari Pensanti. Sì, Land of Box, succede sempre anche a me. Magari un video caricato 2 giorni fa mi arriva la notifica oggi, e tra l'altro è successo veramente oggi, e io sono andata a vederlo, cioè, convinta che la persona che seguo avesse caricato un nuovo video, e invece no, era un video di 2 giorni fa e la notifica mi è arrivata oggi, c'è cioè un video che io avevo già visto perché apro puntualmente YouTube, vado su iscritti e vedo i video che escono, ma perché se no se aspettavo la notifica stavo bene, esatto. Ok Tania, ci penserò, ti ringrazio. È troppo bello vederti dopo Umberto, il pomeriggio diventa molto più bello e creativo per noi. Eteria mi fa un sacco piacere, davvero, mi fa tantissimo piacere. No, no, il film non si cuoce a bagnomaria, non so chi l'aveva chiesto, ma assolutamente no. Non sono stato bene, ero sotto antibiotici che mi stordivano un po' e poi ero anche impegnato con il corso, ma ora sto meglio. Andre, mi dispiace tantissimo, l'importante è che ora stai bene. Ciao Nives, ciao! Cioè, il bacione in realtà è per tutti, sappiatelo. Allora, io spero che oggi la resina, ecco, perfetto, erano appunto finiti i 5 minuti, dicevo io, che si stava già raddensando. Tra l'altro vi dovevo dire qualcosa, mi sono dimenticata. Vabbè, dopo vi voglio, ecco sì, mi sono ricordata, dopo vi voglio dire una cosa, aprire anzi un piccolo discorso che non so se arriverà a chi magari è ancora di questo, ha ancora questo pensiero, però non lo so, è una cosa che ci tenevo a dire, ecco, però ve la dico fra poco, non vi preoccupate, non è niente di, niente di importantissimo, ecco. Allora, ovviamente i primi stampi che voglio provare sono i miei soliti preferiti, cioè io utilizzo questi perché sono quelli che in generale riesco poi ad utilizzare molto di più, però.
Rieccomi Ninetti, aspettate che metto il telefono a posto, scusatemi ma c'era una chiamata. Purtroppo in questo periodo le live si devono per forza... Cioè, ecco, perché ora ha fatto di nuovo la cosa dell'altro giorno, che mi toglie lo zoom, mi fa uno zoom strano. Ma perché? Dico io, perché mi chiamano mentre faccio le live? Che stress. No, poi non so perché il telefono faccia questa cosa. Guardate lo zoom che mi dà adesso. No, vabbè, non, veramente non ho parole. Io ve l'ho detto che mi stanno gufando tipo da tantissimo tempo. Mi gufano, non lo so, vabbè. Non lo so. No, vabbè, non ho parole, veramente non ho parole. Sì, Eteria, brava, lo devo iniziare a fare, però il problema è che da ieri YouTube mi sta facendo sta cosa che quando poi riapro la live mi mette uno zoom che non esiste, cioè io non sono così zoomata. Sì, si vede. No, vabbè, fantastico, cioè non lo so. Non ne ho idea di come cavolo devo fare. Va bene, allora, guardate, cioè queste cose che io odio follemente, veramente, perché mi sento che... Cioè, e che poi sono i miei familiari che lo sanno che io sto in un certo senso lavorando, ma... Oh, non potete capire, che nervi. Allora, facciamo una cosa. Chiudo... Sì, lo so, però fa niente, ormai mi fanno fare tutto questo casino. Un attimo solo. Chiudo questa live e ne riapro un'altra, perché altrimenti questa zoom che voi vedete adesso non si toglie, cioè rimaniamo così tutto il giorno. Sì, è Abigail, però non si vede benissimo. Allora, dai, aspettate un secondo, chiudete questa live, datemi tempo di riaprirla e vi metto proprio il titolo uguale a questo con scritto parte 2. Arrivo subito, proprio, ma 2 minuti, veramente, solo, ma neanche 2 minuti, 1 minuto e arrivo. A tra pochissimo!